Sono qua oggi alla LUISS per un corso su chi si occupa in realtà di intervenire nel mondo delle arti e chi avrebbe il compito, una volta entrato nel mondo del lavoro, di dare una vitalità al mondo delle arti che il mondo delle arti sembra ormai ignorare parzialmente. Quindi mi tocca affrontare il tema nella sua radice, nella sua questione fondamentale. Cosa si fa fra i 20 e i 30 anni? Si fa la rivoluzione. Non ci sono alternative, si può fare solo la rivoluzione. La storia dell'Occidente è andata avanti dal 1789 perché i ventenni hanno fatto la festa ai quarantenni essendo sostenuti e sobillati dai sessantenni. Questa meccanica è andata avanti ininterrottamente, si è ripetuta poi nel 1814 con la Restaurazione, è tornato fuori con la Rivoluzione di luglio del 1830, quando i giovani intellettuali parigini, intorno a un giovane scrittore parigino che era Victor Hugo, hanno fatto la festa agli intellettuali vecchi di qua, che avevano già 45 anni. È andata avanti ininterrottamente, è andata avanti con l'Unità d'Italia, dove nei mille erano soprattutto i giovani a combattere, è andata avanti poi negli anni 70 con la rivoluzione della Comune parigina, è andata avanti con le rivolte del 93, è andata avanti nel 1905, è andata avanti alla fine della prima guerra mondiale, è andata avanti finché non è crollato il muro di Berlino. Col crollo del muro di Berlino questa macchina storica della conflittualità generazionale si è fermata, si è bloccata, non si sapeva più contro chi fare la rivoluzione, perché si era detto se era contro quelli lì e quelli non ci sono più, se era contro quelli là, quelli non ce ne sono più neanche loro, si è bloccata la macchina. Si è bloccata la macchina per 40 anni. A mio parere oggi questa macchina è in un momento in cui sta riprendendo e i segnali appaiono perché l'anchilosi di chi detiene il potere è totale. Il mercato mondiale dell'arte è stabile. Si continua solo a cercare il gonzo mancante per far ripartire ogni tanto le economie, ma non si tenta mai in nessun modo di rompere gli equilibri esistenti. Si va avanti perché la rottura fra quarantenni, sessantenni e ventenni non ci fu, ma oggi siamo in un momento nel quale probabilmente la tensione riparte. E io ho quasi la certezza che nel giro dei prossimi 10 anni, o forse anche meno dei prossimi 10 anni, questa fiamma ripartirà, e questa fiamma ripartirà non solo nel momento della tensione politica che è naturale, ma prima ancora nella definizione delle tensioni culturali. Guardate che il primo segnale viene dall'Africa del Nord, tutta quella movimentazione che c'è stata negli ultimi 2 anni, che ha ripreso in questi giorni in Turchia, finirà con influenzare anche noi che siamo così anziani e addormentati.